SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Variazioni di bilancio ma anche richieste di aiuti governativi. È come si stanno muovendo le amministrazioni provinciali della Romagna per affrontare le bollette raddoppiate anche per le scuole, in vista del rientro in classe previsto per tutti gli istituti a giorni. Rimini e Riccione hanno puntato da qualche anno sul format delle festività natalizie per rilanciare il turismo fuori stagione, ma gli eventi pubblici invernali quest'anno saranno più sobri a causa del caro energia. Si muore ancora troppo sul lavoro, come certificano gli ultimi dati diffusi dall'Osservatorio di Mestre. Nonostante gli investimenti in sicurezza, si registrano 81 decessi al mese in Italia. L'Emilia-Romagna si trova in una posizione media nella classifica delle regioni per infortuni mortali. A Faenza va in scena il weekend dedicato alla ceramica. Le strade del centro città sono state invase dagli espositori di argilla, che torna dopo anni di stop a causa della pandemia. Fine settimana per gli amanti dei giochi di carte a Sarsina, nel Cesenate. L'appuntamento è con il terzo campionato mondiale di marafone organizzato dall'Associazione Galla all'Altra Romagna. Calcio, si giocherà la permanenza sulla panchina del Bologna il tecnico Mihajlovic con lo Spezia. Ancora secco di vittorie in Serie A, il club rossoblu, in caso di esito negativo con i Liguri, potrebbe esonerare il proprio allenatore. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati in nuova edizione serale del nostro notiziario. Dunque, variazioni di bilancio ma anche richiesta di aiuti da parte del governo. Questo è il piano delle amministrazioni provinciali della Romagna per affrontare il raddoppio delle bollette anche negli istituti scolastici. Vediamo qual è la situazione. L'avvio delle lezioni scolastiche si avvicina anche in Romagna e porta con sé l'entusiasmo della ripresa, ma anche molte preoccupazioni. E rientrano tra queste ultime i costi di luce e gas che, come toccano le famiglie, toccano da vicino anche le amministrazioni che devono fare i conti con le bollette praticamente raddoppiate. La preoccupazione viene espressa dagli enti provinciali e comunali romagnoli che si vedono costretti ad operare delle variazioni di bilancio per cercare di fare quadrare i conti, ma anche le variazioni probabilmente non saranno sufficienti a colmare le spese necessarie per garantire illuminazione, servizi e riscaldamento nelle scuole che si trovano davanti a bollette aumentate di diverse migliaia di euro. La strada intrapresa è quella della richiesta di finanziamenti governativi per poter garantire adeguate situazioni nelle classi. Il monito di abbassare il riscaldamento nelle aule sarà applicato e assicurano gli amministratori che saranno intraprese tutte le strade necessarie per evitare di chiudere i rubinetti del gas e costringere gli studenti alla DAD forzata. La proposta invece della chiusura degli istituti nella giornata del sabato per il momento non è contemplata dalle amministrazioni e dagli istituti. Sempre sul tema rincari, Rimini e Riccione hanno puntato da qualche anno sul format delle festività natalizie per rilanciare il turismo anche fuori dalla classica stagione estiva, ma gli eventi pubblici invernali quest'anno saranno più sobri a causa proprio del caro energia. Vediamo. Sobrietà. Sarà questa la parola d'ordine delle feste di Natale e Capodanno che Rimini e Riccione si apprestano a programmare.
L'estate della ripartenza post-Covid è andata bene, le imprese del turismo hanno potuto recuperare parte di quanto perso dopo 2 anni di restrizioni. Ma all'orizzonte c'è un'altra emergenza, questa volta energetica, che non fa sconti a nessuno, comuni compresi. Le amministrazioni delle due città rivierasche, che da qualche tempo hanno investito negli eventi pubblici invernali per destagionalizzare, hanno fatto sapere che di sacrifici ne verranno fatti, ma che cittadini e visitatori non rinunceranno in ogni caso a celebrare il Natale e il Capodanno con eventi di piazza. I prezzi di energia sono schizzati alle stelle a causa delle ritorsioni della Russia per le sanzioni dell'Europa contro l'invasione ucraina. I governi, compreso quello italiano, stanno mettendo a punto delle misure per fare fronte al razionamento e i comuni restano in attesa di conoscerle. I nostri comportamenti dovranno cambiare di fronte a un'emergenza che potrà durare settimane o mesi, anticipano da Palazzo Garampi. L'inverno sarà inedito e dovremo fare sacrifici, viene sottolineato. La preoccupazione però non deve indurre a fatalismo o depressione. I festeggiamenti ci saranno, come confermano anche dalla Perla Verde che si appresta a celebrare il centenario della sua fondazione. Non spegneremo la città, dicono dal municipio, ma la filosofia resta la stessa, responsabilità e sobrietà. La cronaca ora: un capotreno è stato preso a pugni ieri da un passeggero sprovvisto di biglietto. È successo su un regionale partito da Rimini alle 14.43 diretta a Bologna, transitando da Ravenna. La situazione, spiega Aldo Cosenza, segretario generale FIT CISL Emilia Romagna, è davvero critica. Per l'ennesima volta ribadisco che siamo ad una vera e propria emergenza. I capitreno sono esasperati, chiedono risposte certe e tutele concrete di cui, al di là dei buoni propositi, non vi è traccia. A questo proposito, aggiunge il sindacalista, proporremo alle altre organizzazioni sindacali regionali di indire uno sciopero per tutte le imprese ferroviarie che circolano nella nostra regione, una prima azione di manifestazione di 8 ore per tutelare l'incolumità dei lavoratori. È stata la commessa di un negozio del Quadrilatero a Bologna a sorprendere due ladri che avevano fatto razzia di abbigliamento e accessori in diversi negozi del centro città. Sentiamo com'è andata. Prima una commessa che l'ha visto e ha dato l'allarme, poi i passanti che non li hanno persi di vista e così hanno potuto indicare la via di fuga ai carabinieri della stazione Bologna Centro, intervenuti per inseguire i malviventi. Erano in due, uno è riuscito a far perdere le sue tracce, l'altro è stato bloccato e arrestato tra Galleria Cavour e Piazza Galvani, accusato di furto in almeno due negozi del Quadrilatero, ma si ritiene possano essere di più vista la merce asportata, sicuramente la New Balance di via De Toschi e Tommy Hilfiger di via Clavature, dove è stato notato infilare capi d'abbigliamento all'interno di una borsa schermata che neutralizzava il sistema antitaccheggio e non faceva scattare l'allarme all'uscita. Lui, un marocchino di 46 anni, già pregiudicato per fatti simili, è stato tradito da uno specchio attraverso il quale la dipendente lo ha visto. Le urla della ragazza hanno attirato l'attenzione della gente e di una pattuglia dei carabinieri che era nelle vicinanze. Un passante cinquantenne in particolare non li ha persi di vista, favorendo l'intervento dei militari. Oltre ad arrestare uno dei due complici che si passavano la merce di mano, gli uomini dell'arma hanno recuperato la refurtiva persa dai ladri durante la fuga. Un borsello, due jeans, altrettanti pantaloncini firmati, un pantalone e poi bracciali e anelli. Tutto per un valore complessivo di almeno 900 euro. A Rimini ora una scritta antisemita è stata tracciata nottetempo sulla recinzione dello stadio Neri. La scritta Anna Frank tifa Cesena giudei con simboli nazisti è già stata fatta cancellare dall'amministrazione comunale. Fra una settimana al Neri si svolgerà il derby di calcio di Serie C fra Rimini e Cesena. Numerosi i commenti di condanna su quanto accaduto. I tifosi del Rimini Calcio, scrive il sindaco della città Jamils Adegolvad, non sono certo rappresentati da quel cretino che ha impegnato parte della sua giornata per vergare quella oscenità vigliacca. Il sindaco conclude il suo commento con una frase tratta proprio dal diario di Anna Frank: non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora. Si muore ancora e sempre troppo spesso sul lavoro. Per quanto si investa sulla sicurezza, i dati dimostrano che non si fa ancora abbastanza per evitare i decessi in ambito professionale. Andiamo allora a vedere quali sono i dati nazionali e anche quelli dell'Emilia Romagna.
81 morti sul lavoro ogni mese nel nostro paese. Questo è il triste dato che emerge dalla proiezione dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering di Mestre. Sono 569 i lavoratori che hanno perso la vita dal nord al sud del paese da gennaio a luglio 2022 e sebbene le rilevazioni ufficiali facciano emergere un decremento complessivo della mortalità del 16% rispetto al 2021, la flessione continua ad essere fortemente influenzata dalla quasi totale assenza quest'anno dei decessi per Covid rispetto al 2021. La percezione di insicurezza sul lavoro si legge nitidamente anche nelle denunce totali di infortuni che sono cresciute del 41,1% rispetto allo scorso anno e i settori della sanità, del manifatturiero e dei trasporti rimangono sempre in cima alla graduatoria. Sulla base dell'incidenza degli infortuni mortali, l'Osservatorio ha elaborato la zonizzazione del rischio di morte per i lavoratori, dividendo così l'Italia a colori. L'Emilia-Romagna si trova in fascia arancione, fascia di media incidenza vista la suddivisione in rosso, arancione, giallo e bianco, insieme a Veneto, Marche, Toscana, Puglia, Sicilia e Campania. A guidare la classifica del maggior numero di vittime in occasione di lavoro è la regione con la più alta popolazione lavorativa d'Italia, cioè la Lombardia con 60, mentre in Emilia Romagna, nel periodo preso in considerazione, le vittime sono state 39. La fascia d'età più colpita dagli infortuni mortali lavorativi è quella tra i 55 e i 64 anni, ma l'indice di incidenza più alto di mortalità rispetto agli occupati viene rilevato ancora tra i lavoratori più anziani, gli ultra 65enne. I dati confermano che la maggiore frequenza di infortuni mortali si riscontra tra i lavoratori più vecchi e che i giovanissimi, cioè quelli sotto i 25 anni, rischiano di morire sul lavoro più dei lavoratori più anziani. Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro da gennaio a luglio 2022 sono 33 su 412, in 29 invece hanno perso la vita in itinere, cioè nel percorso casa-lavoro. Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro sono 71 e il martedì si conferma anche nei primi 7 mesi del 2022 come il giorno della settimana in cui si è verificato il maggior numero di infortuni mortali. Veniamo al fronte pandemia. Nella nostra regione sono 1.366 nuovi casi di coronavirus rilevati su circa 10.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media dei contagiati 51 anni. Calano i ricoveri. Nelle terapie intensive ci sono 29 persone, tra 3 in meno da ieri, mentre negli altri reparti Covid i pazienti sono 817, 48 in meno in 24 ore. Altri 3 i decessi segnalati oggi dal bollettino della regione. Complessivamente i casi di infezione attiva sono 22.783. Il 96% delle persone contagiate è a casa in isolamento perché non richiede cure ospedaliere. Nasce a Misano Adriatico il primo percorso formativo in Italia dedicato al motociclismo. Il nuovo corso Sport and Electric Motorcycle, in collaborazione con il circuito di Santa Monica, formerà i tecnici del settore. Vediamo. Tecnico superiore del motociclo e del motorsport. Questa è la figura professionale che preparerà il neonato percorso formativo di ITS Maker della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il circuito di Misano Adriatico. Facciamo un corso per tecnici e meccanici del settore moto perché in Italia non c'è. E siamo nella regione dei motori, siamo nella Motor Valley e mancava un percorso formativo rivolto ai tecnici e ai meccanici specifici per il settore motociclistico. Il percorso formativo appena presentato, primo del suo genere in Italia, offrirà sbocchi professionali in imprese produttrici di motocicli o componenti o in team sportivi. Tra i ruoli possibili anche l'assistente post vendita o il commissario di paddock. Con il progetto ITS iniziamo a dialogare anche di più come imprese, mettere a fattor comune il know-how delle rispettive aziende, e lavorare sulle competenze e attraverso questo corso verranno restituite queste competenze in maniera trasversale e permetteranno insomma, ai corsisti di poter poi avere degli sbocchi anche occupazionali. Perché io vivo il campo da più di 20 anni nel mondo delle corse e mi sono accorto che l'evoluzione è sempre andata più sul digitale, l'ingegneria, però mi sono accorto negli ultimi anni che sta venendo a mancare sempre di più la manualità. La possibilità a chi vuole, a chi merita, ma non ha la possibilità economica di potersi cimentare in questo mondo molto professionale. Con il prossimo servizio andiamo a Faenza, dove le strade del centro sono state invase dagli espositori di argilla, che torna dopo anni di stop dovuti alla pandemia.
Il lungo weekend della ceramica è iniziato a Faenza con le strade già piene di visitatori nel primo pomeriggio di venerdì per scoprire i tanti artisti e ceramisti presenti, oltre 200 provenienti da tutta Europa, in particolare dall'Irlanda, paese partner di questa edizione di Argillà. Tanti gli eventi collaterali attesi nelle varie location del centro fino a domenica 4 settembre. È una manifestazione molto vivace, già dalle prime battute abbiamo avuto una settimana di Argillà, non solo questi tre giorni di mercato, perché sono state tante le inaugurazioni che si sono succedute, dalla Molinella, ridotto oggi, Palazzo del Podestà, quindi è stata veramente una partecipazione ampia. I visitatori e gli espositori sono già arrivati dal martedì, quindi siamo molto contenti del risultato. A Ridotto questa mattina abbiamo inaugurato le mostre ufficiali, Ridotto e Foyer, dove il paese ospite ovviamente è l'Irlanda, come già detto, che ha portato una straordinaria mostra, Landmark, che racconta attraverso il lavoro di 42 artisti della ceramica un percorso molto vario, molto contemporaneo, che veramente rappresenta il meglio della ceramica adesso in Irlanda. Ci aspettiamo soprattutto una gran festa cittadina e credo che da questo punto di vista sia partita bene. Evidentemente la ceramica è nel DNA di questa città e quindi ci aspettiamo una buona partecipazione. Speriamo anche che il tempo ci aiuti, perché purtroppo per domani soprattutto è previsto un po' di pioggia. Si sta tenendo questo fine settimana a Sarsina, nel Cesenate, il campionato mondiale di maratone. Siamo andati a dare un'occhiata. Ci troviamo a Sarsina, stiamo assistendo al campionato mondiale di marafone, la terza edizione organizzata dall'associazione GAL L'Altra Romagna. Venerdì sera, serata del primo turno delle eliminatorie, sabato poi ci sarà la finale. Tante persone che sono arrivate da tutta la Romagna per cimentarsi nel torneo, vediamo allora come sta andando. Il marafone è lo sport nazionale romagnolo, quindi viene giocato dappertutto, quindi giocatori ce ne sono tanti. Allora stasera è a punti e non a eliminazione diretta, 150 coppie, di queste 150 coppie ne verranno selezionate 32, si scontreranno a eliminazione diretta, quindi 32, 16, 8, 4, 2 e poi vincitore ovviamente. Il ricavato andrà in beneficenza, questa è una buona notizia. Il ricavato assolutamente va in beneficenza, non di meno ai vincitori verrà anche riconosciuto un premio e il premio in Romagna è sempre il prosciutto. Molto il prosciutto, ci sarà un trofeo con scritto campione del mondo e poi una maglietta con scritto campione del mondo di maratona. Se io mai la vinco la porto tutta l'estate. Siamo con il sindaco di Sarsina, questa sera anche in versione, diciamo, partecipante, un appassionato di marafoni, giusto? Sì, sono un appassionato nel senso che gioco da quando sono bambino, quando vai in piazza, vai al bar, e gli anziani giocano a marafoni qui da noi in Romagna. Ah, quindi punta a vincere? Si gioca sempre per vincere, poi si fa in tempo ad accontentarsi di meno, però alzare la coppa da campione mondiale del marafone non è una cosa per pochi. È arrivato il momento delle notizie sportive, la linea Marco Rossi. Grazie Elisabetta per la linea. Apriamo il TG Sport parlando di calcio e andiamo in Serie A. Il Bologna è atteso dalla trasferta di La Spezia, che potrebbe essere decisiva per la permanenza di Sinisa Mihajlovic. Ancora a secco di vittorie, in caso di esito negativo il club potrebbe esonerare il proprio allenatore. Io quello che dico, che per quello che succede io sono primo responsabile, ok? Perciò preferisco che voi lasciate in pace i ragazzi, perché sono io primo responsabile, perché sono io quello che li alleno, sono io quello che li metto in campo. Perciò io questi ragazzi voglio molto bene, perché abbiamo passato tante cose insieme, mi hanno aiutato, li ho aiutato io, e sono sempre stati prima uomini, poi calciatori. E sicuramente a tutti noi dispiace questa situazione, però altrettanto siamo convinti che usciremo da questa situazione. Non è prima volta che ci capita, che mi capita. Vedo la voglia dei ragazzi
di vincere partite, lo dimostrano tutte le volte che abbiamo giocato in queste quattro gare, però loro non c'entrano niente. Se dovete criticare qualcuno o trovare un colpevole, sono io. Dobbiamo, quello che ho detto anche dopo la partita, dobbiamo cercare di essere, non dico rabbiosi, anche più disperati nel difendere la porta, non subire gol e anche essere più cinici quando ci sono occasioni per buttarla dentro. È quello che purtroppo non si può insegnare, ma bisogna tirar fuori da dentro. E tutti loro ce l'hanno dentro, bisogna solo tirarlo fuori. E sono sicuro che domani faranno quello che dovranno fare. La squadra sta bene, sono sicuro, se continuano a giocare così, migliorando queste cose qua, che andiamo là dove dobbiamo stare. Cerchiamo solo di rinfrescarci tutto e cercare di arrivare alla partita più riposati possibile per poter fare la gara di grande intensità, cercando sempre di portare a casa 3 punti, anche se non sarà facile, perché loro comunque sono una squadra, specialmente in casa, che gioca bene, hanno fisicità e sicuramente ci metteranno in difficoltà, però diciamo sulla carta noi siamo più bravi e lo dobbiamo dimostrare. Scatta il nuovo campionato di Serie C per il Cesena. Il primo avversario del gruppo B è la Carrarese. Chiusa la sessione estiva del calciomercato e svelate le nuove maglie, il Cesena è pronto all'avvio del campionato. Per la lotta al vertice, obiettivo stagionale dichiarato dalla proprietà, ci sarà da superare l'agguerrita concorrenza composta da Reggiana e Virtus Entella. Il precampionato è stato straordinario, ora però è il momento di fare sul serio. Ci arriviamo con tanta voglia di iniziare questo nuovo percorso. È come il primo giorno di scuola. La prima gara sempre riserva delle incognite, conosci poco l'avversario, hai pochi riferimenti, però dobbiamo portarci dietro l'immagine del lavoro fatto dal 14 luglio, dalle sensazioni che abbiamo provato, che abbiamo dato. Vogliamo partire bene. Senza Albertini e Corazza squalificati, Toscano rinuncia all'infortunato Brambilla, ma ha ritrovato Chiarello da mercoledì scorso. Di fronte ci sarà una rinnovata e ambiziosa Carrarese. La Carrarese è una squadra che l'anno scorso ha fatto i playoff, si è rafforzata in modo importante. Magari non sta facendo proclami, però è intenzionato a fare un campionato importante. È un banco di prova per noi, giusto. Cambiamo argomento, parliamo di basket. La Virtus Imola è tornata in Serie B dopo 17 anni di assenza. Coach Marco Regazzi suona la carica in vista dell'avvio del campionato che scatterà il prossimo 2 ottobre. La Virtus Imola torna in Serie B, che tipo di girone vedi nella stagione 2022-23? Allora sì, un girone molto complicato, molto sulla carta, molto diciamo forte, con realtà importanti, con strutture di squadre che puntano in alto, ambizioso e tutto. Sicuramente sarà un girone che, come l'anno scorso, sarà probabilmente il girone più forte. Qualitativamente noi siamo qua, siamo arrivati, abbiamo, credo, grande entusiasmo, sicuramente saremo tra le squadre più giovani, se non la più giovane, sicuramente troveremo mille difficoltà, ma sicuramente se siamo qua dobbiamo dimostrare qualcosa e faremo di tutto per essere competitivi. C'è grande volontà, grande desiderio di fare il massimo di quello che possiamo fare e la voglia di crescere assolutamente all'interno di quello che sarà un sistema che spero giusto dall'inizio, e soprattutto spero che i ragazzi capiscano che questa è una grande opportunità per tutti. È tutto per lo sport, Elisabetta, a te la linea. E
per noi è arrivato il momento delle previsioni meteo. Buona serata a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Nelle ultime ore nuovi rovesci temporali hanno colpito la nostra regione. Nelle prossime ore la situazione tenderà a migliorare quasi ovunque. La giornata di domenica 4 settembre inizierà però con nuvolosità bassa e foschie dense, soprattutto al risveglio sulle basse pianure, e nuvolosità sparsa sul nostro Appennino con qualche goccia di pioggia. Durante la giornata schiarite che aumenteranno su pianure coste, tuttavia qualche addensamento non sarà da escludere, addensamento che porterà a qualche precipitazione soprattutto sul nostro Appennino. Ventilazione da nord, mare poco mosso, temperature minime che oscilleranno tra 16 e 20 gradi, valori massimi tra 23 e picchi di 27-28 gradi. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. Prima di chiudere andiamo a rivedere i titoli di questo notiziario. Variazioni di bilancio ma anche richieste di aiuti governativi. È come si stanno muovendo le amministrazioni provinciali della Romagna per affrontare le bollette raddoppiate anche per le scuole in vista del rientro in classe previsto per tutti gli istituti a giorni. Rimini e Riccione hanno puntato da qualche anno sul format delle festività natalizie per rilanciare il turismo fuori stagione, ma gli eventi pubblici invernali quest'anno saranno più sobri a causa del caro energia. Si muore ancora troppo sul lavoro, come certificano gli ultimi dati diffusi dall'Osservatorio di Mestre. Nonostante gli investimenti in sicurezza, si registrano 81 decessi al mese in Italia. L'Emilia-Romagna si trova in una posizione media nella classifica delle regioni per infortuni mortali. A Faenza va in scena il weekend dedicato alla ceramica. Le strade del centro città sono state invase dagli espositori di argilla, che torna dopo anni di stop a causa della pandemia. Fine settimana per gli amanti dei giochi di carte a Sarsina, nel Cesenate. L'appuntamento è con il terzo campionato mondiale di marafone organizzato dall'Associazione Galla L'Altra Romagna. Calcio, si giocherà la permanenza sulla panchina del Bologna il tecnico Mihajlovic con lo Spezia. Ancora secco di vittorie in Serie A, il club rossoblu, in caso di esito negativo con i Liguri, potrebbe esonerare il proprio allenatore. Si chiude qui anche questa edizione serale del nostro notiziario su TR24.it. Come sempre trovate tutte le ultime news. Vi ricordo questa sera dalle 20.30 l'appuntamento con Cavalli in Pista. Grazie per averci seguito e buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.